Ragazzi, allora, oggi vado a fare con voi un video creativo per fare una cosa molto, 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 molto carina. Allora, oggi cosa andiamo a fare? Ho già provato a farne una perché appunto volevo vedere se mi riuscisse. Ed eccola qui, ragazzi. Non è perfetta, ma ho fatto questa bellissima candela stampata. Comunque le candele base costano veramente poco, quindi anche fare più di un esperimento per provare ne vale la pena, anche perché tutti i materiali che servono sono molto facilmente reperibili. Ma l'ho incollata un po' storto o sbaglio? Vabbè. E l'unico problema è che appunto, non so come mai, essendo che tipo la cera si era un po' staccata qui, sì, sono staccati dei pezzettini di cera. E quello però si vede fino a un certo punto. La cosa che mi urta di più in realtà è che io la volevo stampare a colori, ma stamattina la mia stampante ha deciso di finire il colore. Fantastico, ragazzi, tempismo perfetto, ma non importa, comunque voi potete farla come volete, con tutte le immagini che volete, con una vostra foto, con delle scritte, con immagini prese da internet, anche come regali o come decorazione per Halloween, per Natale, sono bellissime secondo me. E ora, ragazzi, bando alle ciance, ciancio alle bande, vediamo come si fanno queste bellissime candele decorate a scelta, ecco. Cosa servirà? Ovviamente una candela, della carta velina. Si trova in cartoleria, io l'ho vista anche, sono andata in un negozio cinese per procurarmi tipo le candele e ho visto che l'avevano anche lì, però è un negozio molto fornito, ammetto. In cartoleria è più facile. E un normale foglio A4, una stampante vi servirà, quella è abbastanza importante, del nastro di adesivo, però in realtà, cioè secondo me funziona anche con lo scotch quello normalissimo, però vabbè, così è più sicuro, diciamo, che vada tutto bene. Un phon che io ho qui, quello per capelli esattamente, della carta da forno e beh, delle forbici. Bene, allora ragazzi, che cosa dobbiamo fare? Adesso ve lo spiego. Prendiamo il nostro foglio A4 normalissimo e dobbiamo andarci a incollare la carta velina. Effettivamente, ora che ci penso, se si mette tipo anche della colla sticky intorno non succede niente, si appiccica al foglio, si lascia asciugare e anche quello secondo me va benissimo, non ci avevo pensato, va bene, potete usare anche quella. E adesso quindi lo vado a incollare mettendo il biadesivo qui e poi lo attacco. Se avete un biadesivo molto più sottile di questo sarete sicuramente più comodi di me, perché visto che non voglio andare a riempire tutto il foglio di biadesivo, adesso dovrò ritagliarlo tipo. Io voglio un pezzo molto sottile, quindi come taglio dritto? Tutorial come non tagliare by Erika Kawaii. Visto quanto incolla il biadesivo, forse è effettivamente più comodo usare la colla stick. Tanto non andrà a contatto con la stampante se si lascia asciugare bene e se si mette all'interno del foglio, ovviamente. Bene, dicevo, incolliamo sui bordi, più a lato possibile, in modo che non rischi di fare delle pieghe. E voi direte, ma perché tutto sto casino, Erika? Perché non metti direttamente la carta velina nella stampante? O meglio, se ve lo state chiedendo, beh, la risposta è abbastanza ovvia. La carta velina è sottilissima. Se infilate un foglio di carta velina da solo nella stampante, rip sia al foglio che alla stampante probabilmente, perché si incepperà di brutto. Quindi per stampare sulla carta velina, cosa che dobbiamo fare, questo è l'unico metodo. Bene, ora che abbiamo messo il biadesivo, dobbiamo togliere ovviamente la parte protettiva perché dobbiamo incollarlo sul foglio. Eccoci qua, ora vado a farlo aderire molto bene, cercando di stare più al centro possibile. Bene, adesso dobbiamo mettere il foglio nella stampante in modo che ovviamente stia rivolto verso la parte in cui stamperà, perché ovviamente deve stampare sulla carta velina. Allora, eccolo qui, in realtà volevo stamparlo in verticale un po' più in grande, ma effettivamente no, mi sembra che nonostante non abbia fatto apposta, penso che questa sia la dimensione perfetta. Adesso andiamo a ritagliare grossolanamente la scritta, prima più grossolanamente perché un foglio intero rimane scomodissimo. Meglio, ora posso ritagliare.
Voilà, ora ci sbarazziamo del pezzo di carta normale, perché a noi serve solo la carta velina. Ecco qua, allora questo sarà l'aspetto della candela, molto carino, ovviamente sarebbe più carino con una cosa non in bianco e nero, ma pazienza, dai, bella anche così. Adesso ricevo, dovrò prendere della carta da forno, il phon, e dimenticavo, l'ideale sarebbe un guanto da forno, perché bisogna usare il phon e ci si ustionerà praticamente una mano, io per questo mi sono un po' ustionata, ma visto che non ho un guanto da forno, userò dei guanti di quelli invernali adesso, inventerò qualcosa. Non fate senza, se no fate come me che mi sono mezzo ustionata. Bene, spero che questo guanto invernale mi aiuti, ma sicuramente è meglio che non aver niente. Allora, posizioniamo la scritta dritta, ecco. Rimane appiccicata un attimo lì, grazie. No, rimane appiccicata. Non rimane appiccicata. Dobbiamo tenerla ferma con la carta da forno. Ok, ora con una mano dobbiamo tenere fermo e stretto la carta da forno, che deve appunto tenere ferma la carta velina. Quindi una roba del genere. E con l'altra dobbiamo usare il phon. Puntiamo il phon sul disegno e fidatevi, si capirà guardandolo quando sarà pronto, perché man mano che la carta velina si incolla alla candela diventerà un po' più scura. Guardate. Ok, allora il guanto non da forno serve fino a un certo punto. Au! Ora dobbiamo cercare di staccare la carta forno, cercando di non fare come con la candela di prima, che ho squartato mezza candela. Ecco! Oddio, ragazzi! Oddio, sta venendo via un po' di cera sopra, ma fa lo stesso. Ecco, qua si sta staccando la cera. Secondo me è perché tipo sono stata molto più a destra che a sinistra e quindi qui si è un po' troppo sciolta. Sto cercando di appiccicarla e quindi di qua tende a staccarsi. Sto provando a farla raffreddare e nel frattempo incollarla. Vediamo se è meglio ora. Un pochino, è venuto via solo un pezzetto. Ecco, come vedete ne è venuta via un sacco sopra. Questa devo un attimo perfezionare questa tecnica, non capisco molto bene perché, ma anche qui penso che sia perché sono stata molto più sopra che sotto. A quanto pare devo starci meno, a quanto pare è sufficiente starci meno. Però ragazzi, cioè, a parte questi difettucci, ma vogliamo parlarne di quanto è bella, mi piace davvero tanto. E se fosse bianco e nero forse si darebbe ancora meno all'occhio che ci sono questi difetti in dannazione, però mi piacciono tantissimo ragazzi, sono veramente belle. E ora voi mi chiederete: ma si possono comunque accendere, la carta non brucia?